Velvet, grazie mille, salutiamo, ringraziamo, forse li facciamo tornare. Io dovrei prendere qualche minuto di tempo per, come si dice, fare il cambio palco. Nel frattempo vorrei leggervi quattro cazzate che ci sono arrivate, che sono delle notizie molto stupide, di quelle che mi piacciono a me. Se ridete le teniamo, se non ridete le lascio, quindi faccio un test. Tipo campagna elettorale in camper per Matteo Renzi, gli risulta scomodo tornare ogni sera a dormire ad Arcore. Questa è la prima che mi hanno detto, non so cosa vuol dire. Ci siamo, e bene male, mi ringrazio. Lieve malore per Vasco Rossi, che sulla spiaggia di Castellaneta ha accusato problemi polmonari e è stato trasportato d'urgenza in ospedale, malgrado lui cercasse di tranquillizzare tutti dicendo: respiro piano per non far rumore. Questa è una cazzata terribile, però ce l'abbiamo. Ieri Berlusconi doveva annunciare la sua candidatura alla festa dei giovani del PDL, ma non si è presentato. L'appuntamento si accavallava con un festino delle giovani del PDL. Poi ci abbiamo le stupidaggini in Libia, questo è proprio da media, terza media, Libia, Obama reagisce inviando due navi da crociera, l'Italia lo appoggia invitando una minacciosa nave da crociera pilotata da Schettino, questa stronzata unica. Poi ci abbiamo Monti, dice: devo riflettere sul mio futuro, beato te che ce l'hai uno, hanno risposto gli operai dell'Alcoa, a cui facciamo un applauso per dirgli siamo. Sentiamo, queste scazzate proprio... Non ho anche letto, non proprio cagare, non dico perché. Durante un fuori onda Sacconi è stato sorpreso mentre chiedeva alla Fornero di fare qualcosa per i maestri di sci, la cosa ha suscitato critiche a valanga, questa è una cagata veramente da che non ci siamo. Poi abbiamo Kate Middleton, è stata fotografata in topless, le immagini saranno esposte alla Tate Gallery, questa neanche mio figlio. Avanti, poi ci siamo tutti. Nicky Vendola vuole sposarsi, essendo anche un cattolico è giusto che soffra. Poi ci siamo. Aggredito Vittorio Sgarbi, le sue urla hanno attirato dei passanti che sono subito accorsi pensando ad un dibattito. A Milano ben due sparatorie in un giorno a Milano, l'opposizione attacca Pisapia e dice: la città era più sicura quando c'era la Moratti con suo figlio Batman. La nuova messica stronzate. Perdere ancora un minuto, io un minuto riesco anche a copiarmi, sono velocissimo. Il mio motto è sono maschio ma non esercito, però devo fare questo. La nuova Miss Italia è Giusy Buscemi, 19 anni, capelli biondi, occhi verdi e sogna di fare la dottoressa. Presto, un camice e uno stetoscopio per la signorina, ho ordinato Berlusconi. Ci siamo, avanti, tanto si sta preparando il parcheggio di stupidaggini. Poi dice: stato mafia, l'avvocato Taormina ha denunciato Napolitano per delitto di attentato alla Costituzione, inoltre già che c'era ha chiesto di verificare se il Presidente è mai stato a Cogne. Bersani dice: mi vedo come Premier nel 2013, è normale, quando uno dorme fa qualche sogno. Sapete che sembra che il PD sia in testa sui sondaggi sul PDL, dove abbiamo sbagliato, si è domandato Bersani, dove? Poi abbiamo il ministro dell'istruzione annuncia: in tutte le classi ci sarà un PC e le pagelle e i registri saranno elettronici. Profumo punta a far sparire dalle scuole tutta la carta oltre quella igienica. Ci siamo, queste cose così. Poi c'è presentato l'iPhone 5, la struttura è tutta in alluminio. Pensate che ormai ce n'è più in quel telefonino che ha l'Alcoa. Però invece io trovo delle cose più divertenti in queste cose qua che ho dietro, che non so cosa sono, che sono quelle Premonti che mi piacevano di più, dove c'erano delle cose meravigliose, tipo, non so, Berlusconi ha bestemmiato per sminuire la vicenda, il TG1 nega l'esistenza di Dio. Questa mi piaceva molto. Questa mi piaceva molto. Berlusconi ha operato alla mano, dall'inizio della legislatura è il primo problema che gli ha dato la sinistra. Regione Lazio, la Polverini con una circolare ha evitato i dipendenti l'uso di Facebook, i lavoratori per rappresaglia gli hanno tolto l'amicizia, questa è la stronzata che si sa. E poi ci sono, questa era sul giornale, era scritta così, non potevo fare altrimenti, lo so, però era talmente bella visivamente, io che sono ad un bar e basta. C'è scritto: ora Bocchino attende Berlusconi, per una volta non è il contrario, l'abbiamo lasciata identica. Poi c'avevamo questa che mi piaceva tanto, vabbè, Santoro è stato sospeso 10 giorni per l'espressione vaffanbicchiere, 10 giorni per decreto vaffanbicchiere, pensa che quello gli facevano si diceva caraffa, pensa che casino. E poi c'era questa cosa tipo, a proposito del ruolo di Futura Libertà nella coalizione, la Russa dichiara al TG3 che in natura non esistono esseri con una terza gamba, parla per te stato il commento in serata di Rocco Siffredi. Poi, visto che è una cosa promossa dai radicali, voglio ricordare Capezzone è colpito al volto da un pugno, comunque dalle prime lastre alla faccia risulta una lesione all'osso sacro. Non era in programma, ma la diciamo. E poi
quali non so perché. Vabbè, questa è la prima bella, era Thomas Di Benedetto, visto che siamo a Roma, l'imprenditore americano che ha comprato la Roma ha dichiarato I am very happy on Forza Roma. A nome della squadra gli ha risposto Capitan Totti, the cat is on the table. Mi piaceva. Poi c'era Bari, questa è vera, nell'uovo di Pasqua a sorpresa luci rosse, un bimbo trova una scatola di preservativi, a quel punto i genitori non hanno nemmeno aperto quello della sorellina sospettiti dal fatto che vibrasse. Mi piaceva anche questa. E poi sta arrivando l'ambulanza, mi sta prendendo via. Beh, ci siamo, perché poi dice Barbara Berlusconi sostituirà il padre al Milan, entusiasmo negli spogliatoi, questa mi piace. Poi dice lei 84 anni, lui 82 anni spacciavano e consumavano la cocaina, un raro esempio di pensionati che riescono a tirare fino a fine mese. E questa che mi piace, dice Berlusconi, dice ma quale sei secondo le minorenni? È una fidanzata, ci amiamo, la porto tutte le fine settimana a Gardaland. E poi c'è questa che mi piace, perché torniamo all'inizio e poi chiudiamo, il sindaco Renzi ad Arcore da Berlusconi ha fatto scandalo, più che altro perché si è presentato con poco trucco e un tubino nero. E poi mi piace questa, Toto fidanzata, Berlusconi fa trapelare qualche discrezione, dice è giovane ed è già stata ad Arcore, qualcuno rifà il nome di Matteo Renzi. Bene, detto questo, e fate quell'applauso che si fa vergognoso ogni volta che uno finisce nelle cazzate, perché sul palco ci tengo a dire, vorrei fare questo qua, e vorrei chiamare sul palco a Roma si muove con il nostro Claudio Applauso, stanno scrivendo anche le cose, se lo sapevo scrivate per terra, cazzarola, ce le mettevo anch'io, ho letto qualcosa sulla gnocca, pensavo fosse cosa mia, però in realtà vorrei fare salire sul palco per capire di cosa sta succedendo, e c'è una scaletta ma non so neanche ancora chi sta arrivando, e se mi date chi arriva sono felice, perché mi sta dando un po' di fogli completamente diversi, cioè i nomi di quelli che erano a Woodstock, che mi sembra che non sia il caso, anche perché poi ci sarà la Dandini, che sapere che, per sapere quanti anni ha la Dandini gli ho fatto fare il carbonio 14 da Ris di Parma, una volta si è incazzata perché gli ho segato una gamba per contare i cerchi, si è incazzata e non voleva. Quindi mentre facciamo le stupidaggini noi salutiamo sul palco e chiamiamo i promotori del comitato referendario Roma si muove, che sono esattamente Mario Staderini, Angelo Bonelli e Umberto Croppi. Un bel applauso che ci sono, che salgono. Adesso inizia la parte noiosa del pomeriggio. Ce la fate, sei elegantissimo, sei molto simpatico anche se assomigli un po' a Elkan, però detto questo ci siamo. A lui che assomiglia a te, detto questo, una cazzata dietro l'altra, benissimo, se volete cantare qualcosa oppure volete avvicinarvi ai microfoni, avete dei microfoni, ce l'abbiamo, i microfoni. Eccolo, è arrivato, questa è la Bolino che si è struccata, è perfetto, è tecnico. E ci dite perché siamo qua, che cosa facciamo, dove andiamo, cosa succede. Vi fate l'applauso così inizia, applauso, allora, inizia il dibattito. Grazie innanzitutto per essere qua. E credo che anche la prova di quello che è stata questi due mesi di campagna referendaria è anche la prova forse che l'idea che abbiamo avuto con Angelo e con Umberto ad aprile, cioè quella di decidere di fare qualcosa per la nostra città Roma... Basta così, andiamo avanti, grazie, è stato bello, no scherzo, vai avanti. Saluto tutti, intanto che scappo riuscendo, voi continuate. Applauso a Dario che ci ha voluto dare questo contributo. Grazie a voi, scappiamo. Devo mettere il microfono basso per fare il numero del pisello ventriloquo, se no non riesco a cantare. Scusate. Dario Bergasso. Dicevo, quando a aprile con Angelo e Umberto abbiamo deciso di fare qualcosa per Roma, avevamo un chiodo fisso. Il chiodo fisso era quello di sapere che ci sono alcune questioni che nella nostra città, qualsiasi sia il prossimo sindaco, non sarà in grado di affrontare se non ci sarà una spinta popolare. La spinta popolare la può fare solamente un referendum cittadino. Questi sono 8 referendum che abbiamo appunto dato il via sotto il comitato Roma si muove, 8 referendum cittadini che hanno un obiettivo, quello di andare a portare al prossimo anno, quando si voterà alle politiche ma anche alle amministrative qua a Roma, di portare sulla scheda elettorale anche 8 temi, sono 8 referendum propositivi in questo caso, perché a livello cittadino possono essere propositivi, e noi vogliamo appunto attraverso i referendum aiutare, mettiamola così, aiutare il prossimo sindaco a fare quelle cose che altrimenti i soliti potenti, i palazzinari, i padroni delle discariche, il Vaticano non gli permetterebbero di fare. E allora abbiamo individuato una serie di temi sul traffico, sulla mobilità, sull'ambiente, sui diritti, sui costi dell'apparato amministrativo, perché crediamo che piuttosto che l'antipolitica, la vera risposta in questo momento difficile che stiamo vivendo tutti, perché mancano le speranze magari di farcela, pensiamo che sia firmare e votare il referendum la migliore proposta.
Vi faccio un esempio, noi abbiamo alcuni temi che sono sicuramente cittadini importanti, guarda caso il Messaggero, il grande giornale di Roma, non ha parlato di questi referendum, non ha voluto neanche dire che ci saremmo stati, ma voi avete battuto tutti, non so come avete fatto con il tam-tam, perché noi manifesti abusivi come gli altri non li mettiamo per annunciare quella che è la nostra iniziativa. Beh, comunque, nonostante tutto questo, nonostante la burocrazia che ci ha dato fastidio, siamo arrivati a oltre 25.000 firme, credo che oggi potremo arrivare a un bottino abbastanza importante, e ci mancano ancora 20 giorni, fino al 5 ottobre, per arrivare a 50.000 firme. Se si arrivasse a 50.000 firme, sul traffico arriveremmo a poter decidere sul referendum, andatelo a vedere su romasimuove.it, quelle soluzioni che i sindaci non fanno perché hanno sempre avuto interesse ad una cosa sola, a spendere i nostri soldi per fare finta di fare le metropolitane, che non hanno fatto, e quando le hanno fatte male, spendendo oltre 6 miliardi di euro. E allora noi diciamo, fate subito quello che si può fare per potenziare il trasporto pubblico, per le pedonalizzazioni, per la ciclabilità e tante altre cose. Ma altri due referendum avrebbero ad esempio valenza nazionale. Parliamo del referendum sulle famiglie di fatto e del referendum sul testamento biologico. C'è Mina Welby tra di noi. Anni fa 6.000 persone nel 2009 consegnarono una delibera qui a Roma ad Alemanno per chiedergli di approvare il testamento biologico. Era un'iniziativa popolare, doveva farla votare entro 6 mesi, è rimasta chiusa nel cassetto. E allora noi diciamo, con il referendum mostreremo a tutti i politici d'Italia che hanno paura del Vaticano al solito, che sulle famiglie di fatto e sul testamento biologico gli italiani sono molto più avanti di loro e non hanno paura. E lo stesso vale per altri tanti temi che adesso mi aiuteranno quelli che hanno dato questo avvio. Chiudo con una precisazione: alcuni hanno detto sì, ma questo è un comitato, Roma si muove, in cui noi ci siamo solo presi una responsabilità, avviare un progetto che ha coinvolto la città. Ci sono tantissimi militanti qua che non appartengono magari ai nostri movimenti politici di riferimento, ma che si sono riconosciuti in un progetto. Allora l'aiuto che vi chiediamo a partire da oggi è anche voi, non solo firmare, fate firmare, ma dateci qualche ora per poter fare banchetti e farli su temi che svolteranno la città, ma non solo, credo anche in tutta Italia. Grazie, e la parola ad Angelo Bonelli. Grazie Mario, grazie a tutti voi. Diceva Mario, questi 20 giorni sono 20 giorni importanti per aprire una svolta della città di Roma, che mai nella sua storia ha messo nelle condizioni i cittadini romani di poter decidere su 8 punti essenziali della propria vita quotidiana e che possono determinare e condizionare fortemente il futuro. Di che cosa si tratta? Si tratterà probabilmente per qualcuno di questioni banali, ma all'interno delle quali ci sono grandi interessi forti, molto forti, che addirittura, come prima citava Mario, impedisce al giornale del più grande costruttore di Roma, che è diventato ricco cementificando le aree di Roma, di mettere una cappa di silenzio. Ebbene, allora il punto è questo: sono o non sono i cittadini romani che devono decidere se questa città deve avere un piano regolatore a consumo suolo zero, perché questa città non può vedere più gli propri spazi verdi, le proprie aree agricole massacrate dal cemento e dalla speculazione edilizia. Devono essere i cittadini romani o devono essere coloro i quali condizionano la politica anche attraverso le pagine dei giornali? Ecco, lo strumento che oggi noi conferiamo è la possibilità, attraverso questa raccolta di firme, di fare in modo che i cittadini romani possano decidere se Roma deve essere la prima capitale d'Europa a consumo suolo zero e recuperare l'esistente. 150.000 abitazioni iscritte, eppure continuano a riempire di cemento le aree agricole e gli spazi verdi. È un problema etico, è un problema morale che riguarda le generazioni che verranno. Noi abbiamo il dovere morale di dire ai figli dei nostri figli che abbiamo fatto tutto ciò che era possibile per fare in modo che la città, la nostra città, possa avere spazi verdi per il futuro. E poi, quanti di voi sanno, tutti lo sanno, l'estate sta per finire ma ce la stiamo lasciando alle spalle, che Roma ha il suo mare, un mare che è privatizzato, un mare che non ha il suo lungomare, che ha un lungo muro di cemento sotto proprio la spinta di stabilimenti balneari che impediscono l'accesso,
che hanno cementificato un obbrobrio che non ha paragoni in tutta Europa. E allora, in nome dei cittadini romani, vogliamo firmare e dire basta, basta, le spiagge sono di tutti e le spiagge devono essere accessibili a tutti e non possono diventare più un lusso. Questo è scritto anche nei referendum che vi chiediamo di firmare e di far firmare. E l'altro è la questione del trasporto, lo accennava Mario, noi abbiamo bisogno di scelte, di un trasporto pubblico che sia potenziato, non di parcheggi su parcheggi che chiamano sempre più traffico. Il punto è dove trovare le risorse. È chiaro che noi chiediamo che si facciano delle scelte precise, a partire da una grande battaglia che la città di Roma deve fare in nome del trasporto pubblico. Non so se molti di voi conoscono uno studio scientifico fatto dall'Unione Europea che dice quanti bambini oggi a Roma si ammalano sempre di più di malattie asmatiche a causa delle polveri sottili, le cosiddette PM10, e quanti sono le persone anziane che oggi hanno problemi cardiovascolari a causa dello smog. E allora la città a misura d'uomo, di bambino, in cui il trasporto pubblico, la ciclabilità di una città come Roma, che attraverso le piste ciclabili può ammirare e consentire di godere meglio di questa città, è un nostro altro obiettivo. E sulla questione dei rifiuti, e concludo, bene, sulla questione dei rifiuti tra poco si aprirà il rischio, a parte le tante crisi che ci sono nella regione, ma c'è un tema: questa è una città che non fa raccolta differenziata, che non è come Berlino, non è come le altre città, e bisogna fare un grande sforzo nella direzione, in questa direzione. Altro veramente fermo sulla questione delle coppie di fatto. Da Roma deve partire una grande campagna per liberare l'amore. L'amore è libero, non possono esserci vincoli, e quando c'è l'amore, basta. E allora da Roma, città laica, deve lanciare un grande messaggio in cui, se due persone si amano, due persone, non se si chiama Antonio Francesca o Antonio Andrea, non importa, l'amore prima di tutto, allora devono essere salvaguardati i diritti. E da Roma deve partire questa grande stagione campagna di diritti, ecco perché vi chiediamo di firmare e far firmare il referendum. Umberto Crotti. Ci voleva una discreta dose di follia quando alcuni mesi fa tre persone, senza nessun finanziamento e senza nessuna prospettiva di finanziamento, perché questi referendum, al contrario di quelli nazionali, non prevedono rimborsi, senza strutture, senza mezzi di informazione, decisero di fare una scommessa, decidemmo di fare una scommessa, contando sulla risposta della città, sulla vostra risposta rispetto a tutto quello che si sta muovendo nel paese, alla cosiddetta antipolitica. Noi sapevamo che c'è una voglia di buona politica, quella che passa attraverso l'impegno diretto dei cittadini. Allora abbiamo attivato uno strumento presente nello statuto del Comune di Roma e che mai nessuno prima aveva utilizzato, quello dei referendum, per focalizzare alcune questioni, quelle che a seguito di consultazioni con comitati, associazioni, sono risultate le più importanti per la città di Roma. I miei amici hanno illustrato gli altri temi dei referendum, ce n'è uno che è particolarmente attuale. In queste ore, in questi giorni, tutte le cronache nazionali dei quotidiani sono occupati da quello che sta succedendo alla Regione Lazio, dove una faida interna a un gruppo consigliare ha fatto volare gli stracci, ma ha squarciato un velo sulle forme di finanziamento nemmeno tanto occulte di cui godono i partiti, le formazioni, i gruppi degli eletti. Alla Regione Lazio si discute sull'utilizzazione dei fondi assegnati ai gruppi, ma esistono molte altre voci. Forse pochi di voi sanno, per esempio, che esiste un rimborso elettorale anche per le elezioni regionali. Esistono i fondi dei gruppi e quelle delle presidenze, ma esistono poi le vere sacche di saccheggio, le vere aree di saccheggio che sono rappresentate dalle aziende pubbliche, per il Comune di Roma dalle aziende municipalizzate. Soltanto quelle in-house, in cui il Comune di Roma è socio unico, sono 12 e costano solo di gettoni di presenza agli amministratori
4,5 milioni l'anno, che possono essere facilmente raddoppiati con i costi di struttura, uffici, personale, auto di servizio, ma soprattutto quei consigli d'amministrazione dove c'è un socio unico e quindi non hanno nessuna ragione d'essere, sono i luoghi delle spartizioni dove ci si dividono gli appalti, le assunzioni e tutto quello che ormai è noto a tutti voi. Allora, in uno dei quesiti si chiede proprio questo, di azzerare, lo può fare un sindaco, alcuni sindaci in Italia lo hanno fatto con un atto autonomo i consigli d'amministrazione, quindi non solo produrre un risparmio di milioni e milioni subito, ma soprattutto impedire una delle forme del saccheggio del denaro pubblico. E quindi quella scommessa che noi abbiamo fatto qualche mese fa ha avuto la risposta finora di decine di migliaia di cittadini. È un'occasione che noi ci siamo dati e abbiamo voluto dare alla città. Ora questa occasione resta nelle vostre mani. La settimana scorsa una firma autorevole del quotidiano La Repubblica, Francesco Merlo, concludeva un lungo articolo sulla situazione romana dicendo: i cittadini di Roma hanno oggi uno strumento per liberare Roma, sono gli 8 referendum promossi da Roma si muove. Dice Merlo in quell'articolo: possono piacere o non piacere i quesiti, ma sono una risposta di senso civico che darà un segnale alla politica, alla città, alle istituzioni e ai partiti. Quindi questa occasione che noi ci siamo dati ora è totalmente nelle vostre mani. Siamo a metà del guado, abbiamo 2 mesi e mezzo di lavoro alle spalle, restano soltanto 15 giorni per raccogliere 25.000 firme. Raggiungeremo l'obiettivo. 20, non li devo analizzare. 20. Raggiungeremo l'obiettivo soltanto grazie al vostro impegno. È questo che vi chiediamo questa sera e vi ringraziamo di essere qua con noi. Allora, adesso, tanto che si preparano i prossimi ospiti, vi descrivo il resto della serata. In parte lo avete letto sul nostro Facebook, non sul Messaggero, ripeto. Allora, noi avremo adesso una parte ancora di comicità, di artisti che saliranno, poi ci sarà Serena Dandini che presenterà una sua speciale intervistata e poi dopo ci sarà la musica di Alessandro Mannarino che verrà a firmare qui i suoi referendum, che sono diventati anche suoi, e ci farà un omaggio musicale.